Domani i sindaci dell'isola di Ischia e dei comuni del Golfo di Napoli incontreranno l'assessore Vetrella. Contemporaneamente l'Autmara ha organizzato una manifestazione al centro direzionale a Napoli. Perché? Beh, la prima cosa mi auguro che i sindaci vadano all'incontro in e si incontrino tra di loro prima di portarsi all'appuntamento con Vetrella. Andarci sparpagliati o non andarci è un grave errore dal momento che hanno la possibilità, hanno avuto la possibilità di stare insieme davanti a chi ha gestito e malamente il trasporto marittimo in questi anni, non farlo. segna è un grave errore. In ogni caso noi dell'Automare abbiamo lanciato un appello, un appello politico, un appello unitario che coinvolge, dovrebbe coinvolgere tutte le forze che hanno a cuore i problemi del trasporto marittimo, le forze associative, le forze imprenditoriali, le forze sindacali. Aspettiamo ci aspettiamo una bella manifestazione a più voci. Cosa vi aspettate dall'incontro di domani? Noi ci aspettiamo che all'incontro di domani che i sindaci finalmente si rendano conto che bisogna uscire dalla dalla, dalla fase soccompente che è quella che oggi hanno rispetto alla, alla politica regionale, dovranno diventare protagonisti, insieme alla regione, di un nuovo sviluppo del servizio di trasporti marittimi del Golfo di Napoli. Per fare questo hanno bisogno di rilanciare la dignità delle istituzioni Ischia, Procide e Capri perché possano entrare a pieno titolo all'interno di una gestione del settore così come voleva la legge finanziaria del 2009 con la Costituzione della Corema.